essenzialmente per gestire la questione dei richiedenti asilo e che dà l'idea di quanto la situazione sia grave e fuori controllo. Fuori controllo perché non c'è un vero sistema che sia in grado di gestire i flussi dall'ingresso fino alla fine. Cioè nella descrizione del flusso fatta correttamente dal prefetto, tu hai l'ingresso in Italia di un clandestino che viene ospitato mediamente per un anno prima che venga visitato dalla commissione, dopodiché nel momento in cui gli viene dato il diniego rispetto al diritto che asserisce di avere come profugo, c'è un ricorso al giudice, questo ricorso mediamente si porta via un altro anno, al termine del quale ne scaturisce un provvedimento, in questo caso di espulsione, ed invito ad abbandonare il paese. Un invito che in effetti non si traduce come un rimpatrio forzato, fatto eseguire quindi in maniera coattiva, ma semplicemente come un invito. Il risultato è questo, è abbastanza evidente, è che queste persone entrano in reale clandestinità. Ma aggiungo anche, nel momento in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di profugo, non c'è capacità degli SPRAR, ovvero del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, di potersene occupare. E semplicemente viene messo in mano un foglio di carta e un scritto adesso va in giro, senza un lavoro, senza un'attività, senza un reddito, con tutte le complicazioni annesse e connesse, mettendo le povertà in concorrenza con quelle che già esistono nel nostro paese.